ci sono qui 4 o 5 gradi, contate che c'è il sole oggi, nei prossimi giorni sarà sempre, sempre piovoso e quindi presumo che la temperatura si abbasserà anche. Bene, adesso andiamo a prendere la nostra macchina. Eccola la nostra macchinina! Adesso saliamo su e poi vi racconto con calma. Appena saliti in macchina, adesso 45 minuti di viaggio che ci porteranno a Reykjavik. Ho visto talmente tanti video su Reykjavik e sull'Islanda in quest'ultimo periodo e mi sembra stranissimo adesso di essere io a vedere realmente con i miei occhi questi paesaggi. È veramente incredibile ed è solo il primo giorno, o meglio, la prima ora. Bene, ci siamo sistemati, questo è tutto il cibo che abbiamo portato, qualcosa anche nella mia valigia, cioè una valigia più piccolina, e adesso la sistemiamo qui in cucina. Bene, questa è tutta la sezione colazione e snack che poi li useremo per le giornate di trekking, mentre qui ho messo praticamente le cene, più le zuppe di farro, questo qui deve essere molto buono, è di questa marca My Homemade e ho anche, l'ho preso ad una fiera, la roba è molto buona, e la granola per fare la colazione. Qui abbiamo delle mele idratate e basta. Qui indubbiamente conviene non mangiare al ristorante perché veramente costa tantissimo. Adesso lo testeremo, la vita qui in Islanda, e vedremo. Questo l'avevo acquistato oggi a Francoforte. Amo il chai, amo il matcha, deve essere esplosivo. La casa è pulita, però il palazzo all'interno, proprio la scalinata interna, non è un granché, vero, un po' sporchina. Forse se ne sembra un po' disabitato effettivamente, però è proprio centrale. Vediamo cosa si vede da qui. Un po' di un bel giardinetto. Praticamente questa casetta l'abbiamo presa mediante Airbnb, l'abbiamo pagata 120 euro a notte, quindi un 60 euro a persona, ed è in centro e l'abbiamo affittata all'incirca 2 mesi fa, prima di partire, quindi era a febbraio. Una settimana prima che poi la prendessimo, perché non eravamo sicuri, non sapevo se avevo le ferie eccetera, costavano la metà. Cioè, o meglio, venivano sugli 80 euro a notte, quindi 40 euro a persona, e niente. Però, insomma, non ero sicura, non potevo prenotare per poi perderli definitivamente tutti. E oggi andremo a trovare Mary, che su Instagram si chiama Mary in the Iceland. Allora, adesso siamo appunto a casa di Marianna. Ha preparato una cena islandese, cioè, veramente, non ci sono parole. E casa sua è meravigliosa. Adesso ve la faccio vedere e vi faccio anche salutare da lei. Cioè, bellissima. Guardate che panorama. Cioè, è stupenda. Faccio vedere qui. E poi dalla cucina, ragazzi, c'è un panorama stupendo. Faccio vedere. Guardate. Stupendo. Ciao Mary, che bella! Allora, lei ha un canale di lingua islandese e non solo su YouTube che si chiama il canale Mary and Pashis. Ok, quindi cliccate perché ve lo lascio qui. E parla dell'Islanda, di come vivere qui, com'è trasferirsi qui, ma anche tanti altri viaggi. Allora, dici che cosa. Allora, questo si chiama flatkaka, è un pane quasi affumicato. Che si utilizza soprattutto per quando si va in gita, perché è molto nutriente. E di solito si utilizza o col hangikjöt, che è un tipo di carne di agnello, oppure questo qua che invece mi dicevi che non è un vero e proprio agnello, no, ma sono dei pecoroni. Tant'è che quando io ho detto agli islandesi che in Sardegna mangiamo gli agnelli, loro erano tipo: ma siete matti, gli agnellini, poverini, perché qua mangiano i pecoroni. Quindi okay, però chiamano agnello. Lo chiamano lamb, ma in realtà è pecora. E solitamente questo tipo di pane si utilizza con il burro, questo tipo di carne qui,
Oppure questo è patè sempre di agnello, si spalma letteralmente. A me piace, è buono, poi mi direte voi. Io sono abruzzese con gli arrosticini, insomma, conosco abbastanza la carne di pecora. E poi questo? Questo è Rakiu Salad, è praticamente un cocktail di gamberi. Ah! Né più né meno, a me piace, ne vado matta. Sì, in Islanda hanno la mania di queste cose piene di salse, quindi dovevo portarvene una. C'è stato un gol. Questo è cavolo rosso. Ma anche questo lo mangiano in quantità industriali, sì. Gli islandesi lo mangiano sempre, tipo a cena, una cena normale islandese, agnello, patate, questo e piselli, e se non sono patate pure di patate. Oh, quindi a me piace, però chiaramente boh, da mangiarlo così spesso non capisco il perché, probabilmente no. Perché non hanno altro. Ah, ok. Poi questo è camembert, cioè è l'unico formaggio che gli islandesi fanno e non si sa perché. Ah. Okay. Non fanno granché formaggi e lo copiano dai francesi. Però con tutte le pecore che hanno non fanno formaggio, fanno solo lo skyr, che è una specie di yogurt. E ci fanno qualsiasi cosa, ci fanno i gelati, boh. Ah, sì? E poi questi che è un camembert, tu lo apri, sì, sì. Un formaggio morbido, non è buono come quello francese, però questo ce l'abbiamo, quindi. E poi questo che sembra proprio una sorta di gorgonzola, sì, è molto, il sapore è molto pungente. E lo chiamano blue cheese. Sì, blue cheese. Infatti è praticamente blu. Allora, e qui cosa le bevande qui da abbiamo, assaggiare? Ah vabbè, la Coca-Cola, aiuto. Questa è danese in realtà, si chiama Faxacondi, però qua arrivano molti prodotti danesi, è una sorta di Sprite, più o meno. Poi dicevo prima che in Islanda non si possono comprare gli alcolici al supermercato, c'è un negozio specifico che vende solo quelli, però chiude tipo ad orari imbarazzanti, tipo alle 3-4 pomeriggio, il fine settimana non ne parliamo. Addirittura è anche chiuso. Oh. Sì, quindi quello che si può comprare al supermercato sono queste, che sono delle birre quasi finte, nel senso che hanno il 2% di alcol. Addirittura? Sì, credo 2,5 comunque, sì. E sì, 2,25. Sì, 2,25. Proprio poco. Però sì, ho detto almeno provate qualche cosa. Va bene, allora buon appetito. Come si dice in islandese buon appetito? Ah, in realtà non si dice no. Njot o njotis. Njot significa enjoy. Ah, sì, goditelo. Buon appetito. No, non lo dico. Ah. Njotet è la versione al plurale, quindi godetevelo. Ah, ok, quindi njotet. Njotet. Gnotte. E ragazzi, noi siamo ancora qui a casa di Mary e abbiamo, insomma, siamo al dolce e volevamo farvi vedere, sono le 10 di sera qui, sì. E volevamo farvi vedere che luce c'è fuori, guardate, lei ci sta dicendo appunto che verso giugno non è mai notte. Ma in realtà la notte termina probabilmente già da maggio, nel senso che rimane sempre una sorta di crepuscolo tutta la notte e fino poi al 3 settembre non fa più notte proprio mai, quindi l'estate in Islanda è così, per illuminare un po'. Buongiorno da Reykjavik, oggi 29 aprile, sono le 8:30 del mattino e fuori ci sono 5 gradi, sta piovendo e ci aspetta una lunga giornata. Venite con noi. Appena usciti di casa, effettivamente con questa Miss stiamo abbastanza bene. Abbiamo anche portato dei kiwi interi e dei copripantalone impermeabili, perché stiamo vedendo che ci sono momenti in cui ci sono degli scrosci di pioggia abbastanza importanti e non vogliamo essere colti impreparati, quindi andiamo. Diciamo che si vede che siamo turisti perché ci sono le persone del luogo che sono veramente vestite leggerissime, ma è freddo, freddissimo. Io ragazzi, vestita così con tutta la roba che ho messo, non ho, cioè sto bene, non sto sudando. Stiamo rimanendo veramente ammaliati dai murales che ci sono in questa città, e ne sono tantissimi e danno veramente colore. Cioè, secondo me qui l'arte non è percepita come vandalismo. Guarda anche quanto è bello questo qui.
adesso siamo proprio in centro qui a Reykjavik. Tra l'altro questa è la via della nostra casetta e la nostra casa è andando sempre più giù, e vi faccio vedere la cattedrale. Questa è la cattedrale di Reykjavik. Eccola, veramente veramente maestosa, sarà che l'ho vista milioni di volte ultimamente in foto. Essere proprio davanti mi emoziona. Wow! Lui è colui che ha scoperto l'America del Nord. Usufruire dell'ascensore pagando un biglietto di 8 euro e andare al piano di sopra. Vediamo un pochino che visuale c'è del... Wow! E comunque per essere una capitale avete visto c'è pochissimo traffico e di conseguenza pochissimo smog. Ora ci troviamo nel palazzo Arpa, che è veramente a due passi dal centro di Reykjavik e anche da casa nostra, quindi siamo venuti a piedi, è sul mare ed è un palazzo veramente particolare con una struttura che non passa di certo inosservato, la parte esterna ricoperta di vetri iridescenti, è una sala congressi con degli spazi piuttosto grandi e secondo me, insomma, se siete appassionati di fotografia dovete assolutamente passarci perché avete l'opportunità di scattare delle belle foto. Usciti da Arpa, adesso vogliamo andare, visto che sono le 11, perché è questo l'orario di apertura, ad un mercatino perché vorrei acquistare una di quelle maglie tipiche islandesi. Siamo in attesa dell'apertura del market, piuttosto conosciuto qui perché è un mercatino delle pulci e vendono i maglioni, quelli famosi islandesi, con dei ricami su. So che qui costano decisamente meno che nei negozi, costano circa 200 euro nei negozi, quindi uno di questi lo volevo acquistare. Alla fine ho provato questo e per i bimbi, ma costano comunque tantissimo e però lo metto a 3/4 così, ed è l'unico che mi piace un sacco di come colore e poi non pizzica più di tanto, quindi penso che prenderò questo qui a questa cifra. Gli altri costano su da adulti, quindi più lunghi, sui 80, 100, 120 e ai negozi invece più di anche 200 euro compreso. Ed eccoci in macchina. Avevamo pensato di andare alle cascate, ma era troppo lontano ed è si è fatto piano piano un po' tardi. Quindi abbiamo optato per i geyser, che sono circa ad un'ora e mezzo da Reykjavik. Arrivati! Dopo la lezione andiamo a vedere i geyser. Siamo, senti che puzza di zolfo, siamo penso bardati nella maniera più imbarazzante, soprattutto io che non ho il collo, sono oscena, vero? Comunque che bello, guarda gli sbuffi. Sarà laggiù?
guarda che dice, vedi, di stare attenti perché c'è il cartello di non avvicinarsi troppo perché l'acqua arriva addirittura fino ai 100 gradi. Ed eccoci nuovamente in macchina, peccato che non sono riuscita a riprendere neanche un geyser, però in realtà ne abbiamo visti 4, 2 piccolini e 2 grandi. Purtroppo tirava veramente tanto vento, pioveva, la gente, alcuni veramente sgocciolavano. È stato anche piuttosto divertente perché era veramente una situazione non consona, quindi con questo vento fortissimo, pioggia, era quasi nevischio. Noi eravamo vestiti veramente bene perché a parte eravamo ridicoli, però non ci siamo bagnati per niente. Ottima attrezzatura, i pantaloni li ho presi su Amazon, è stato uno degli acquisti, 19 euro, veramente uno degli acquisti migliori, e vi lascio il link sotto se doveste mai aver bisogno di pantaloni sopra pantaloni impermeabili. Le macchinette purtroppo hanno questo problema che le batterie si consumano in un secondo se fa troppo freddo. Addirittura prima avevo già provato a registrare questo pezzettino di video e mi è andata completamente in condensa la macchinetta fotografica. Mi ero anche un po' preoccupata perché purtroppo possono comunque avere dei danni come macchie sulla lente eccetera, però per fortuna non è successo niente ed eccomi qua. Pure il cellulare si è consumata completamente la batteria, nonostante fosse carica al 100% in un secondo, il tempo di fare qualche fotografia, e si è spento. Quindi niente, è andata così, ma va bene perché comunque è stata veramente una bella esperienza. E poi ci vediamo domani, direttamente domani, con una nuova avventura dall'Islanda. Ciao! Buongiorno da Reykjavik, secondo giorno. Devo dire che le previsioni mettono neve, vediamo effettivamente com'è il clima fuori. Andiamo a verificare, il vetro è sempre un pochino appannato, però oggi non sta né nevicando né piovendo. Tra poco ci vengono a prendere per andare a fare il trekking a cavallo. Allora, siamo sotto casa e siamo in attesa della navetta che ci porterà poi al ranch dove faremo questa escursione a cavallo, e stavo notando una cosa. Faccio vedere. Non è solamente in questo palazzo che ci sono queste cassette di sicurezza, dove appunto tu devi digitare un codice, poi apri questo sportellino e all'interno ci sono racchiuse tutte quante le chiavi. Quindi se appunto ci sono degli studenti che devono cambiare casa e vogliono restituirle al proprietario senza incontrare per forza il proprietario, si mettono qui. Secondo voi in Italia quanto durerebbe una cosa del genere, che racchiude tutte le chiavi dell'appartamento di tutto il palazzo? Zero. Hello. Hi. Voi non potete capire quanto sono felice. Ciao! 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 Oddio! C'è un sogno. Questi sono i tipici cavalli islandesi, che sono più piccolini di quelli che siamo abituati, insomma. Non ho niente, amore, da mangiare. Andando. Che emozione, ragazzi. Ci hanno dato tutta la tuta. Yes, because you have to. Yoga.
Dann will ich auf meine Sinkoffer warten, zu schauen, ob es eine In pratica adesso siamo qui, abbiamo fatto un'esperienza meravigliosa, veramente stupenda e siamo venuti qui a casa della ragazza che ci ha fatto il tour e stiamo mangiando, ci ha preparato un brunch, uno spuntino con tutta roba tipica islandese. Ciao! Di ritorno dalla splendida esperienza a cavallo. Veramente ragazzi, è stata un'esperienza meravigliosa, peccato che non potevo fotografare nulla, o meglio qualche fotografia l'ho fatta, chiaramente non potevo filmare anche perché o tenevo le briglie o facevo dei video, però loro comunque nel servizio che loro fanno ti scattano alcune fotografie che poi ti spediscono per posta e le pubblicano anche su Instagram. Il maneggio si chiama Viking Horses, è stato veramente bellissimo, un'esperienza meravigliosa, memorabile, come secondo giorno, veramente bellissimo. Buongiorno, terzo giorno in Islanda e oggi vedo un pochino di cielo azzurro, anzi proprio azzurro. Eccoci nuovamente in macchina e stiamo andando verso le cascate. Siamo sulla Ring Road ed è come un anello proprio che fa il giro dell'isola. Il paesaggio mi piace decisamente di più di quello dell'altro giorno. C'è molto più verde, che tutto in fondo credo che sia muschio, si vedono le montagne. Se venite in Islanda e vi vogliono appioppare con il noleggio dell'auto anche il navigatore, dite di no, assolutamente, perché prima di tutto costa una decina o 15 euro al giorno, quindi è veramente tantissimo, ma potete tranquillamente scaricarvi le mappe offline e da lì appunto consultarle tutte le volte che volete, non vi fa consumare giga e le avete a portata di mano sempre. Anche effettivamente il viaggio in macchina è il viaggio, è un'esperienza importante perché c'è veramente tanto tanto da vedere, ti lascia a bocca aperta, stupenda. E adesso, dopo il verde del muschio, neve. Incredibile. Ma che spettacolo! Cioè, è il primo maggio e nevica. Vivrei in questi luoghi, non lo so, dai 50 ai 60 anni, in età adulta, matura, perché questo è, come dice la mia amica Alice, è un viaggio comunque pensato, un viaggio maturo, devi essere veramente convinto, no, di passare le tue ferie, le uniche ferie che avrò, perché poi tutta l'estate lavorerò al caldo schiattoso della pianura padana, meglio che non ci penso, quindi per questo mi voglio godere tutto questo freddo. Ed è un viaggio effettivamente che non fai per caso, ti deve veramente piacere la natura, ti deve veramente piacere anche un po' la solitudine, perché è un viaggio contemplativo, un viaggio di riflessione. Stiamo preparando per le cascate, ho il maglione, la maglia termica sotto, questo piumino da 100 grammi, da ulteriore copertura, piumino e poi sotto. Questo lo vuoi? Abbiamo messo i pantaloni, sopra i pantaloni, questo qui che è un pantalone impermeabile, dovesse servire per evitare di bagnarci ed è un keyway.
Eccoci alle famose Skogafoss. La caratteristica di questa cascata è un arcobaleno. Bene, invece adesso sta semplicemente nevicando. E vi dico la verità, è un qualcosa che mi sta emozionando. È più poetico, più riflessivo. Cioè, ragazzi, buon primo maggio. Anche se questo ormai lo vedrete che il primo maggio sarà passato, ma wow, è fantastico. Comunque sta uscendo il sole e sono in attesa dell'arcobaleno. Secondo te uscirà? Comunque adesso ci faremo tutta questa camminata su e andiamo a vedere la cascata dalla cima. Mentre salivamo questa miriade di gradini è spuntato il sole ed ecco qui l'arcobaleno con la cascata. Effettivamente è molto molto bello. Ah, ne sono addirittura due. Praticamente su questo punto eravamo in fila noi ragazze con i poveri ragazzi che dovevano fare le foto e non siamo qui. Prima di me c'era un'altra ragazza, dopo di me la si è messa in posa questa ragazza, penso cinese. Ho una piccola macchinetta fotografica io a confronto di questa che hanno i fidanzati fotografi. Mannaggia la miseria, vorrei anche un fidanzato, un marito fotografo. Ed era una cosa molto divertente, così almeno la mia dolce metà ha capito che non sono solamente io l'unica matta che vuole fotografie ovunque. E lì guardate, c'è il mare e tra poco andremo alla spiaggia di Vik, la famosa spiaggia nera. Assoluto un'attrazione che piace ai turisti, devo dire. Guardate i set fotografici per terra. Che spettacolo. Giornata giunta al termine, siamo risaliti in macchina, un paio d'ore di viaggio e saremo nuovamente a Reykjavik. E domani invece gita in barca per andare alla ricerca di balene. Ha smesso anche di nevicare perché due secondi fa nevicava, invece adesso sta spuntando il sole. E con questo vi saluto, ci vediamo domani, ciao! Buongiorno da Reykjavik, oggi una splendida giornata, fuori ci sono tipo 10 gradi, quindi addio neve, addio freddo. Speriamo che il tempo si mantenga così, anche perché tra poco andremo in barca in cerca di balene. Arrivati al porto, adesso dobbiamo trovare la nostra barca. Qui il tempo sta peggiorando, anche se qui c'è ancora il cielo azzurro, si vede anche la montagna lì giù, stupenda. Biglietto fatto e ci hanno dato anche la pasticca preventiva se dovessimo soffrire di mal di mare. Fuori nevica veramente tanto. Adesso ci daranno delle tute per salire su in cima e abbassare le balene. Qui prendiamo le nostre tute e adesso le indosserò prima che inizio a fare il vomitatore pazzo. Ho dovuto prendere la pasticchetta alla fine. Più che altro mi gira la testa. Ok, adesso la indosso. Tipo Greenpeace, andremo alla coperta delle balene. Loro le salvano, noi le guardiamo.
siamo pronti. Dicono che ci sono delle balene in avvistamento, ma io non vedo niente. Have a good look, there are a lot of them around. You can spot them very quickly. E poi sta anche cominciando nuovamente a nevicare. C'è qualcosa? Boh, ragazzi, mi tornerei a casa adesso. Cioè, per la serie, vediamo due balene e via. Di nuovo al porto, non ce la faccio più. Con questo freddo, sto prendendo la mano. Ripartendo per tornare alla base, non abbiamo visto balene, forse solo una signora ha detto che ha visto un delfino, faceva 2-3 salti, ma niente di che. È stato, il mare non era mosso come avete potuto vedere, ma molta gente si è sentita male, noi due compresi. E non soffriamo, come dicevo, di mal di stomaco, insomma, comunque. Niente, non so se è una cosa che vi posso consigliare questa, vi dico la verità, bisogna avere molta fortuna per trovarle, per vederle. Fatto sta che sono le 3, questo viaggio dura 3 ore, quindi alle 16 torniamo finalmente al porto, quindi siamo già in viaggio e finalmente, perché è veramente terribile, cioè è stato veramente pesante, anche perché ha nevicato quando ci siamo fermati. Era il luogo dove poter avvistarle, quindi adesso invece l'uomo spuntato il sole, stiamo andando via. E dovrebbe essere da queste parti adesso. Guarda, lo vede! L'hai visto? Ecco. Oddio, dal gommone è uno spettacolo. Adesso si è incuriosita. Ecco il gommone rosso. Ecco la tua. Lì giù, dove stava? Il gommone rosso. Ecco, vedi? Pin. C'è il gommone davanti, però. Eccola! Guardala! Troppo giù, ma l'hai visto? Amore! Ancora coda! No, la coda no! Aspettate, dove stiamo andando? Prima ho anche saltato e sono riuscita anche a fare una foto. Che cacchio che ce ne stiamo andando, evidentemente l'orario è finito. Tutte le altre barche stanno rimanendo in quella zona, noi evidentemente dobbiamo rientrare perché effettivamente l'orario è quello. E ci siamo solamente presi tutta la neve, tutto il freddo. Oh, l'avete vista? Oddio! E quindi adesso bye bye. Cioè, vediamo da lontano, questa è l'unica fregatura, però che emozione. Eccola, c'è, dai, però noi lontani stiamo, cioè tra un po' smette a volare pure. Eccola, c'è, vabbè. These protrusions coming from the sides and the top, these are called processes. They're where the whale's muscles attach to its skeleton. And this hole running through the middle there, that's called the vertebral foramen. That's where the spinal cord passes through. Finally, what I have here, well, before I say what it is, someone wants to venture a guess? Very good. So this is an ear, well, part of an ear from a humpback whale. And finally, what I have here, these are baleen plates. So we mentioned these earlier on in the tour, that there are two types of whales. There are the toothed whales and the baleen whales. The toothed whales, such as the harbor porpoises, they have teeth, but the baleen whales instead have these, which they used to filter their food out from the sea. Il ragazzo praticamente ci ha detto che la carne di balena è consumata soprattutto dai turisti, che sono loro che vogliono questo, e purtroppo si è aperta la caccia alle balene. Infatti c'è un cartello che dice miras no iras, cioè ma incontraci ma non mangiarci. E poi appunto ha detto che ci troviamo qui in un'area protetta, e quindi mi raccomando, turisti che volete tanto mangiare le cose particolari, cerchiamo di non far male a questi bellissimi animali che ci piacciono tanto per vederle vive. Non capisco per quale motivo poi, come scendiamo dalla barca, vogliamo anche assaggiarle. Non conosco la motivazione. E anche per questa avventura, missione compiuta.
Siamo venuti a mangiare in questo ristorantino molto noto della zona. È un ristorante alla buona, però ha dei cibi tipici e oggi abbiamo voglia proprio di mangiare qualcosa di tipico. Lui ha preso una zuppa all'interno del pane ed è il lamb, è l'agnello con verdure. Mentre io ho preso le patate lesse con all'interno del pesce, poi il pane e il burro da spalmare su, e l'acqua è a disposizione di tutti, come praticamente in ogni posto qui in Islanda, poi l'acqua la danno in default gratuitamente, e poi i dolci sono a portata di tutti. Allora, abbiamo finito di mangiare e volendo si può fare anche un refill dei piatti che hai preso, però noi lo facciamo? Ci siamo presenti quasi tutti i dolcetti che erano qua, guardate. Quindi penso che questo era molto buono, patate con il pesce, e però non ce la faccio a mangiarne un altro, quindi niente, penso che torniamo a casa. La ragazza adesso mi ha tentato, mi ha detto: prima di andare via, perché non mangi dei waffle gratuiti? Puoi mettere quello che ti pare, la Nutella, la marmellata. E allora mi sono lasciata tentare. C'è chi ha i piccioni, mentre qui a Reykjavik ci sono le paperelle in giro per la città. Eh sì, così. Ah, parentesi, non ci sono piccioni in quest'isola, per fortuna. Adesso doccetta e poi nanna, domani è l'ultimo giorno e vediamo un pochino come, cosa fare, perché appunto abbiamo un giorno e non abbiamo fondamentalmente pensato ad un itinerario, quindi vedremo. Ciao e buonanotte. Buona notte, un corno. Alla fine sono uscita questa sera e mi piace tantissimo poter uscire la sera con, in questo caso con Marianna di Marine Island, e sembra un po' come se fosse la tua città, no? Mi piace tantissimo questo aspetto. Sono le 10 di sera, come potete vedere è ancora giorno, e niente, adesso ci andiamo a fare una birretta e niente, è appena uscita da lavoro, quindi io sto andando da lei. Siamo venute qui, che si chiama Micro Bar, che poi tanto micro non è, non ci sono tante persone, invece gli altri locali erano tutti pieni. Ed eccola con la sua birra, Marianna. Sto vloggando. La mia migliore amica, la birra rossa, che costa un'ora di lavoro praticamente. Quanto viene? 1.500. Che sarebbero in euro? 13 euro più o meno. Oh my god! Cheers! Skål! Skål! Siamo appena uscite dal locale, io e Marianna. Sono state benissimo, si mi ha portato in un localino tipico islandese e abbiamo preso un po' una birretta, insomma siamo state bene. E tra l'altro andate sul suo canale, perché se vi volete trasferire in Islanda, cioè nella terra dove il 2 maggio nevica, in queste condizioni, cioè state rendendo conto quanta neve c'è? Insomma, comunque, se vi volete trasferire o volete avere delle informazioni sull'Islanda, vi consiglio davvero di andare sul suo canale, che vi lascio nel box info. Niente ragazzi, io sono in procinto di tornare a casa e vi mando un bacio e a presto, ciao! Buongiorno, siamo allora in macchina, andiamo a recuperare il portafoglio in aeroporto e poi ne approfittiamo per, nonostante il tempo che non sia un granché, vabbè, quando mai, ormai ci siamo abituati in questi giorni qui in Islanda che il tempo è veramente mutevole, ne approfittiamo per fare dei giri qui nei dintorni, su questa penisola dove si trova appunto l'aeroporto. Già mi immagino sotto i commenti milioni di vostri suggerimenti: perché non hai visto questo, perché non hai visto quest'altro, potevi fare quello, potevi fare quest'altro. I giorni sono pochi, poi noi abbiamo comunque anche fatto, abbiamo dedicato del tempo
anche a delle attività come a cavallo, che è un'esperienza che vi consigliamo proprio tantissimo. Un'altra attività che abbiamo voluto fare è l'uscita con la barca per andare a vedere le balene. Lì non so che cosa dirvi al riguardo, più che altro perché forse è meglio, se avete l'opportunità, di prendere non tanto la barca, proprio come abbiamo fatto noi, bensì il motoscafo. Il motoscafo secondo me è un'ottima alternativa, perché hai l'opportunità di vedere veramente da vicino gli animali. Costicchia un pochino di più, non so dirvi i prezzi, comunque magari nel sito vi lascio tutto sotto, potete andare a dare un'occhiata. Poi ci sono tante altre attrazioni naturali da vedere vicino a Reykjavik, che però noi non siamo andati per motivi climatici e appunto anche di tempistiche. Stiamo entrando in una bufera di neve. Portafoglio recuperato, e proprio qui vicino a neanche 20 minuti di macchina c'è il ponte tra i due continenti. Questo lo volevo tanto vedere. In pratica sono le due placche convergenti che appartengono al continente europeo e al continente americano, e qui in questa zona appunto si possono vedere. Ed eccoci qui, non so se riuscite a sentirmi, tira veramente molto vento, c'è nulla, un deserto di lava. Divergenti, quindi che si allontanano. Questa dove siamo noi è la placca europea, e qui invece quella americana. Allora, il ponte tra i due continenti mi è piaciuto tantissimo. Poi se siete comunque appassionati alla geologia, alla natura in senso più ampio del termine, è veramente qualcosa di emozionantissimo. Per molti può sembrare nulla, un deserto con un ponte tutto scuro, niente alberi, niente verde. A me ha fatto veramente molto emozionare, quasi di più di vedere le balene, anche perché le balene le ho viste veramente poco e da lontano. E stiamo andando verso l'area geotermica, che appunto è verso Reykjavik. Allora, qui non possiamo accedere perché è vietato andare con le macchine, ma solo con i 4x4, ed effettivamente è una strada abbastanza impervia, ma soprattutto sta anche nevicando, e quindi niente, quindi rimaniamo fregati. Guardate qua, e che vento, è affascinantissimo, non si può dire altrimenti. Però che palle. Allora, non ci stiamo perdendo d'animo, ma adesso andremo a vedere un faro, che uno vede questo tempo e dice ma dove andate? Tanto è così, adesso siamo magari all'interno di una nuvola e tra due minuti, ma neanche, tra un minuto ci sarà il sole, le nuvolette tutte colorate, carine, e non lo so, veramente il tempo qui ormai non ci stava neanche facendo più paura, perché è veramente mutevole. Come vi dicevo, ecco qui il cielo tornato limpido e sereno. Altro consiglio: se la spesa non la volete fare, quindi vi volete arrangiare con lo street food e i ristoranti di Reykjavik, vi consigliamo anche questo chioschettino, che si trova veramente in pieno centro, e preparano questi hot dog, 4 euro l'uno all'incirca. Eccoci tornati a casa. Allora, siamo giunti alla fine del viaggio. Adesso si chiudono le valigie e domani si riparte, con un po' di tristezza nel cuore, come sempre, come alla fine di ogni viaggio è sempre così. Non so se capita anche a voi, no? A me ricorda tantissimo quando ero piccolina, ero a casa di un'amichetta o della cuginetta e avrei fatto carte false per non andare via. Quando era l'ora di andare via, io sarei rimasta lì a giocare tutto il giorno, tutti i giorni, mi sarei trasferita lì e piangevo, mi disperavo. Non so se capitava anche a voi. Ecco, e a me capita ogni volta che devo andare via da un posto dove sono stata, che sia in Italia o che sia all'estero, assolutamente, è sempre la stessa cosa. Sicuramente non sono la persona che è partita, questo sicuramente no.
ho una nuova consapevolezza, nel mio bagaglio c'è qualcosina in più e per me questo è fondamentale. Ogni volta che vado via per un viaggio, parto per un viaggio, dico io voglio tornare diversa, voglio fare delle nuove esperienze, voglio imparare nuove cose, voglio tornare ricca. E anche perché tante cose poi le metti in discussione, anche proprio che riguardano la tua vita. Sei veramente felice? Stai conducendo la vita che hai sempre desiderato? Ti fai tante domande e poi cerchi delle risposte, e sicuramente molti viaggi riescono a dare delle risposte a quesiti così importanti. Insomma, è stato un bel viaggio, ci voleva, secondo me, ci voleva davvero. È stata per me una bellissima esperienza, spero di farne altre e voi magari venite sempre con me se vi fa piacere. Niente, adesso chiudiamo le valigie e si parte per una nuova avventura. Ciao!